Bico. Grassi. Grassi. L'onorevole Bragantini, Paolo Bragantini non riesce, a differenza del collega Vico. Bene. Vico, bene. Ci siamo tutti? La votazione è chiusa. Presenti 424, votanti 348, astenuti 76, maggioranza 175, favorevoli 63, contrari 285, la Camera respinge. 2.038 Gianluca Pini, onorevole Simonetti. Simonetti. Grazie e per annunciare il voto favorevole del gruppo. Sono io che la ringrazio, Simonetti. Prego, onorevole Pini. Relativamente agli obblighi informativi del governo, obblighi, tentativo di obbligo, perché qui sembra di avere a che fare con un muro di gomma, soprattutto su questioni così delicate nei rapporti con un paese, ripeto, che è il recordman delle esecuzioni capitali. Se non a cadenza annuale, sottosegretario, almeno a cadenza biennale, almeno darci un report ogni 2 anni di quello che genera questo tipo di accordo con la Repubblica Popolare Cinese. Ciò al netto, ripeto, della ormai non sorpresa del fatto che gli obblighi informativi per i colleghi del Movimento 5 Stelle sono validi solo se gli emendamenti sono presentati da loro, se sono presentati invece da altri colleghi gli obblighi informativi non valgono, visto anche la tendenza al voto d'astensione che hanno. Grazie, non vi sono altri iscritti a parlare. 2.038 Gianluca Pini, parere contrario del relatore e del governo, la votazione è aperta. Qualcuno non riesce a votare? Colonnese, Fossati. Romano. Cardinale. Cardinale. Romano ha votato? Non. Di Benedetto. Benedetto. Bene, non ho altri che non riescono a votare, quindi chiudo la votazione. Presenti 434, votanti 354, astenuti 80, maggioranza 178, favorevoli 64, contrari 290. La